la volontà e il coraggio di alzare la testa, di voler denunciare, noi daremo un servizio di assistenza legale, non per fare il delatore o le spie o per accusare ingiustamente qualcuno, ma per dare l'assistenza morale. Siamo a Lecce, se potete condividete, c'è tanta gente pure qua a Lecce. Sono un po' stanco, Condividete per favore, è l'ultima diretta di oggi, guardate Lecce. Dei nostri ragazzi, dei nostri giovani, e li vedremo nel senso del canale di Lecce in tutte le sezioni. E la colpa non è di quei ragazzi. Tutti algoritmi, mica sono persone in carne e ossa. Renzi li ha creati in laboratorio, sono tutti click, guardate quanti click. Commettiamo, perché non siamo perfetti, di cambiare il futuro di questo paese, di darci una speranza e di dire la meritocrazia, la giustizia, la legalità, il rispetto delle regole devono diventare la regola dei leccesi e degli italiani, senza la presunzione di essere razziali, perché non siamo perfetti. Il figlio di Battista sbaglia e ora lo confesserà. Ma perché vogliamo riprendere? Condividete, persone, per voi che siete solo click, click sulla condivisione. A questo ragazzo non possiamo mai ringraziare abbastanza, perché il sacrificio, l'impegno, il tempo, l'energia che impiega a girare tutte le piazze d'Italia è qualcosa che ce ne vorrebbero 100 come lui. Grazie, Alessandro Di Battista. Ciao Lecce, Fabio Valente, sindaco! Buonasera a tutti e grazie. Grazie. Voglio mettere. Occhio che ci servi, Stai fermo, te. Io sono abituato proprio a... ragazzi, ho capito, ho letto tutti i vostri messaggi, per carità, perché adesso magari l'avete tirati tanto su, adesso pure magari per rispetto di chi sta dietro potete pure abbassare, io ho letto tutto quanto, mi informerò meglio, tutto quanto, come sempre faccio, però adesso per rispetto anche San Foca no tap, qua siamo tutti no tap, se lo potete abbassare così vedono tutti pure dietro, solo un discorso di rispetto, anche questa è libertà, però ho capito tutto. Grazie ragazzi, grazie. Se è possibile, poi se non lo volete fare... le persone che stanno dietro si possono, ho capito, allora, d'accordissimo, ora adesso dico quello che penso io, poi ognuno dirà quello che vuole, ognuno, qui le piazze sono libere, ognuno pensa, avete tutto il diritto di portare striscioni, di rivendicare una vostra battaglia, l'avete fatto, io ho letto, ogni qualvolta si portano dei temi, ci informiamo meglio, però il rispetto per tutti, appunto permettere a tutti di assistere ad un evento del Movimento 5 Stelle in piazza con rispetto reciproco. Buonasera a tutti di nuovo e grazie. Grazie anche a Lore... Allora, quest'estate, che abbiamo girato tutta l'Italia, insomma, a Renzi gli abbiamo fatto, scusate il francesismo, un culo così con un motorino e con i treni regionali. E lui aveva il guru di Obama, 400.000 euro, e scusate se ho detto la parola Renzi prima, e... il guru di Obama, denari pubblici, telegiornali tutti asserviti, la maggior parte dei giornaloni... Io sono partito appunto con quel motorino, ho speso penso per tutto un mese in giro per l'Italia 700 euro e qualcuno in PD diceva chi ti paga i caselli autostradali? Manco facevo l'autostrada, 36 euro di caselli autostradali ce l'ho messi io quei soldi. Questo perché in tutte le piazze, tutti i posti dove abbiamo fatto i comizi quest'estate io andavo a dormire a casa degli attivisti. Poi ci sono testimoni Lorenzo e Soave che mi hanno ospitato a Santa Caterina al bagno, cucinandomi proprio l'acqua qualunque, friggevano tutto, pure le posate. Ho preso 2 kg in 24 ore a casa loro. Però questo è il Movimento 5 Stelle. Fino a che continueremo a comportarci in questo modo, ad essere sempre ancorati alla realtà, a trattarci di rispetto, anche magari quando non sempre la pensiamo allo stesso identico modo, ad autofinanziarci con microdonazioni, a candidare soltanto incensurati. Sei incensurato? Ancora sì. Ancora sì. A restituire tanti... Qualcuno dice, ma non è che si cambia l'Italia restituendo gli stipendi, per l'amor di Dio no, anche se le centinaia, migliaia di imprese che vengono sostenute attraverso un microcredito dove il 5 Stelle ci ha messo 20 milioni di euro dei propri stipendi, forse per loro è un po' cambiata la realtà grazie a quel finanziamento, certo, in un'Italia che non dà più credito se non sei un amico della politica.
Ma dovete capire che la restituzione o la rinuncia al finanziamento pubblico ai partiti o a non prendere denari da grandi lobbisti per noi significa libertà, autonomia e mantenerci ancorati alla realtà. Così per questo facciamo comizi, siamo gli unici che siamo sempre in piazza. Noi e la Poli Portone, penso che c'era. Io sono venuto qua pure perché mi hanno detto che c'era la Poli Portone. Ma come avete fatto a leggere due volte la Poli Portone? Assumetevi le vostre responsabilità pure voi. Qualcuno qua l'ha votato o no? Abbassate la testa? Pure dove votate? Chiedi scusa? Ecco, ti assolvo in nome dei padri se tu. Se un parlamentare si mantiene ancorato alla realtà, si riducono le possibilità di errore. È tutto lì. I programmi sono tutti belli, a prima chitto si dice a Roma, e vedrete che copieranno tutti i nostri programmi. Berlusconi già inizia a parlare di reddito di cittadinanza. E Bersani, l'altro giorno, era intervistato dalla Gruber. La Gruber gli dice, ma il vostro nuovo partito? Lui gli ha detto, oh, il nostro non è un partito, è un movimento. L'ha detto Bersani. Ve lo giuro. Copieranno di tutto. L'unica cosa che non copieranno mai, appunto, è la rinuncia al finanziamento pubblico ai partiti e il taglio degli stipendi. Questo non lo copieranno mai. Mantenersi ancorati alla realtà ti permette di avere quella coerenza e quella forza necessaria in Parlamento per portare avanti un programma. Nessuno a voi vi garantisce che quando noi, se dovessimo amministrare questa città, poi non ci comporteremo come la Poli Portone, oppure se dovessimo arrivare al governo del paese, un domani non ci comporteremo come si sono sempre comportati. Chi ve lo garantisce? Nessuno. Tuttavia abbiamo delle regole interne che riducono la possibilità di contaminazione. Nel momento in cui appunto candidiamo solo incensurati è più improbabile, non è escluso del tutto perché purtroppo la corruzione esiste nel mondo, ma è più improbabile che un incensurato commetta degli illeciti, è più probabile che degli illeciti li commetta qualcuno che già li ha commessi. E nel momento in cui ci autofinanziamo con microdonazioni, andiamo a casa dei cittadini che ci ospitano, ci muoviamo con i treni, io stasera se volete accompagnarmi parto dalla stazione centrale di Lecce alle 22:30 con il notturno per Roma perché devo stare domani mattina presto, perché la mia fidanzata si arrabbia se non torno a casa presto perché è in dolce attesa, come sapete. Scherzo, non si arrabbia per niente, è una santa donna. Continuare a comportarci in questo modo ci garantisce una possibilità appunto di attuare davvero quel programma e l'autofinanziamento ci permette di essere liberi. Falcone diceva seguite i soldi e troverete la mafia. Io vi dico guardate chi li finanzia e capirete che politica porteranno avanti. Perché se Renzi prende denari con la sua fondazione dalle cliniche private è evidente che sosterrà di fatto la sanità privata a discapito della pubblica. Io faccio sempre questo esempio, voi siete pugliesi e lo sapete. Molti lo sanno, nel 2006 Riva, il patron dell'IV, è morto, finanziò contemporaneamente Berlusconi e Bersani. A Berlusconi diede a Forza Italia 240.000 euro, finanziamenti leciti, e a Bersani diede 98.000 euro. Costoro pensavano appunto di finanziare tutti quanti, tanto vince uno, vince l'altro, non importava poco, l'essenziale è poi il favore restituito. Infatti negli ultimi anni in Parlamento sono arrivati svariati decreti salva Ilva, commissari politici, lo sapete, e nessun decreto salva cittadini di Taranto. E sapete come vivono nel quartiere Tamburi, a che livello di tumori si ammalano, bambini malati, povertà estrema, disoccupazione, respirano merda, incredibile. Però la politica doveva soddisfare i suoi finanziatori. Alfredo Romeo, l'imprenditore che è stato da poco arrestato per il caso Consip, finanziava tutti quanti, da destra a sinistra, e ancora la fondazione renziana Open. Buzzi di Mafia Capitale otteneva degli appalti perché finanziava tutti i partiti politici, soprattutto il Partito Democratico, e corrompeva i politici. E oggi la corruzione è l'arma principale che hanno di fatto le mafie in mano, appunto, perché senza la corruzione della politica non riuscirebbero a ottenere quello che riescono ad ottenere. Questo è il paese delle 5 organizzazioni criminali. No? La Sacra Corona Unita, la mafia, la Camorra, l'Andrangheta e anche Mafia Capitale che è nata grazie al comportamento di alcuni esponenti del Partito Democratico. Ma questo è anche il paese dei voucher e delle mancette, comprano il nostro voto utilizzando dei soldi, provando a comprarsi i voti di referendum e poi occorre fare la manovrina. La manovrina che si sente oggi di fatto è una manovra piccola finanziaria, tanto sono sempre tasse che aumentano a noi, che serve a coprire i buchi che ha fatto Renzi per comprarsi il voto sul referendum. Questo è il paese del voto di scambio, diceva prima Boccarella, ha ragione. Il voto di scambio qui esiste, ma esiste anche a Roma, esiste nel nord Italia, esiste dove ci sono le cooperative, il voto di scambio è un cancro, è per quello che non vogliono il reddito di cittadinanza, che è il primo punto del programma del 5 Stelle, perché qualora ci fosse un reddito di dignità, magari tante persone non si venderebbero il loro voto e non ci sarà mai un paese veramente libero se ci sono persone così povere da vendersi il voto e altrettante tanto ricche da comprarsi il voto altrui.
Qua ci saranno amici e parenti che si candidano, che vengono a chiedervi il voto. È bellissima l'iniziativa di cui parlava Buccarella, appunto un numero verde per denunciare un reato, che è il voto di scambio. Voi dovete, ognuno deve avere veramente la consapevolezza di assumersi una responsabilità, perché il voto di scambio è un cancro. Se questi personaggi sono così spietati da comprarsi il voto prima di essere eletti, cosa saranno capaci di fare una volta che sono stati eletti? Con gli amici e con i parenti ci si va a cena assieme, si mangia, come si chiama? La frisa, il pasticciotto leccese, grazie che me ne sono mangiati oggi una ventina. Ma se un amico o un parente si candida con un partito che ha distrutto Lecce, non lo si può votare, si deve avere il coraggio, anche se è un amico o un parente, di mandarlo a fanculo. Così si sarà. E dipende da noi, da quanto capiamo quanto è importante il voto. È una cosa sacra. Questa è anche la Repubblica fondata sull'asfalto elettorale. Ho visto qualche strada qui rifatto, ora cantieri, no? Li fanno prima delle elezioni, tipico. Ti rifanno il cantiere prima e vengono. Lei ha visto che ho fatto il cantiere sotto casa e poi spariscono per i 5 anni successivi e ritornano quando ti chiedono il voto. È sempre, questo si chiama asfalto elettorale. Tanti cittadini ci cascano, lo so, ma non bisogna più cascarci, perché ci hanno fottuto la vita con questo sistema per 30 anni. Ora, chi vi garantisce appunto che 5 Stelle sarà diverso? Nessuno. Ci sono queste regole interne che riducono la possibilità di contaminazione. Certamente ci sono le azioni che abbiamo fatto in Parlamento, perché non abbiamo atteso delle leggi per tagliarci gli stipendi per non prendere un euro di rimborso elettorale. E ci sono altre cose che vi garantiscono il fatto che riusciremo appunto a portare avanti un programma. Uno, qualcuno dei 5 Stelle vi ha offerto dei soldi per comprarvi il voto? No, siamo gli unici quindi capaci di portare avanti una legge per sconfiggere sul serio il voto di scambio. Due, c'è qualcuno che ad oggi è stato corrotto, un corruttore, dobbiamo rendere conto a qualche corruttore? No, per questo siamo gli unici che in Parlamento potremo essere in grado di approvare una vera legge anticorruzione. Noi vogliamo un DASPO per i corrotti vero, cioè se sei un imprenditore che per ottenere un appalto pubblico hai corrotto, la tua impresa non deve più lavorare con la pubblica amministrazione. Punto. Se sei un politico che ha corrotto qualcuno è stato corrotto, DASPO non ti potrai mai più candidare in nessuna elezione. Vogliamo inserire l'agente provocatore, cioè quell'agente sotto copertura che funziona per scoprire reati di mafia o di traffico di droga, li vogliamo inserire nella pubblica amministrazione. A un agente capace di provocare il reato appunto di corruzione, se il politico o l'amministratore ci casca, scattano le manette. Questo funziona in altri paesi? Sì, la corruzione è un cancro, ci costa miliardi di euro all'anno e vogliamo riformare la prescrizione, siamo gli unici che la possiamo fare, nessuno di noi ha processi che deve sfangare appunto grazie alla prescrizione. Tanti processi cui finiscono a tarallucci e dini, cioè non ci sono colpevoli, tanti ogni anno, perché Berlusconi ha fatto la prescrizione per il se stesso e il centrosinistra non l'ha mai cambiata perché c'ha tanti delinquenti anche all'interno del suo schieramento. Che significa riforma nostra della prescrizione? Che la prescrizione, ovvero lo stop al processo, viene stoppata quando c'è una sentenza di primo grado. Così il delinquente, che sa magari di essere condannato perché le prove contro di lui sono schiaccianti, piuttosto che allungare il brodo, pagare avvocati per arrivare alla prescrizione, sapendo che finirà magari condannato, chiederà il rito abbreviato per ottenere degli sconti di pena. Così i processi saranno sempre più brevi, i magistrati potranno dedicarsi ad altro, magari molti, anche la giustizia civile ha enormi problemi, e finalmente i corrotti andranno in galera, perché in questo paese i corrotti, quelli ad altissima pericolosità sociale, in galera non ci finiscono mai. Se rubi una mela forse finisci in galera, ma se ti fotti 200 milioni di euro in una banca forse finisci in Parlamento, non in galera. Vogliamo abolire tutti i vitalizi, ci devono restituire tutto quello che si sono presi negli ultimi 30 anni. Perché non lo potremo fare? Perché nessuno di noi prende un vitalizio. Ci dicono ma sono diritti acquisiti. Non esiste diritto acquisito fino a che c'è un diritto negato. E in questo paese ci sono diritti negati. E perché non erano i diritti acquisiti quelli che hanno subito la legge Fornero? Non erano i diritti acquisiti. Quella legge Fornero infame che non soltanto colpisce il pensionato che deve andare in pensione veramente sempre più tardi, ma impedisce pure al giovane di entrare nel mercato del lavoro se una persona anziana lavora fino a 70 anni. E i giovani fuggono dalla Puglia, da Lecce, dal Salento, 120.000 persone vogliono lavorare le persone. Il reddito di cittadinanza serve anche come manovra economica per rilanciare appunto l'economia in un territorio. È fondamentale, non lo vogliono perché sconfiggerebbe il voto di scambio. E molti dei politici tradizionali che conosciamo senza voto di scambio non sarebbero eletti. Neanche i familiari stretti li voterebbero proprio perché li conoscono molto bene e non li voterebbero per questo. Questo è il Movimento 5 Stelle. Non vi chiediamo il voto, io non lo chiedo neanche per lui. Decidete quello che volete fare, ma non a chiedere voto.
Perché io lo dico sempre, preferisco un cittadino leccese che ci dà una mano ad una battaglia, però dice io non voto 5 Stelle, piuttosto che uno che vota 5 Stelle, poi incrocia le braccia e dice oh, vediamo questi che fanno. Il tempo della delega è finito. Noi da soli non ce la facciamo. Io ho girato tutte le piazze d'Italia, ho fatto anche qualche sacrificio, poi penso agli operai dell'Ilva e penso che i sacrifici veri li fanno loro. Però tutto, sono 4 anni che battagliamo, con la stampa che ci infanga, che un giorno ci descrive come comunisti, bolscevichi, poi diventiamo fascisti, nazisti, potenziali stupratori, eversivi, populisti e demagoghi, sempre etichettarci, provano ad etichettarci perché così ci dividono, ma lui è di destra, così non ci votano quelli di sinistra, ma lui è di sinistra, così non ci votano quelli di destra, perché il loro compito è quello di dividere il popolo, ma io sono convinto che siamo tutti a 5 Stelle, tanti sono del 5 Stelle a loro insaputa. E spetta ognuno di voi convincerli con la forza del programma, portarli in piazza. Qua tanti voi avranno portato degli scettici, le piazze non mentono. La televisione forse può mentire, ci andiamo anche in TV e non è facile. Io domani sera sarò da Floris e subirò come sempre l'ennesimo interrogatorio. Tranquilli, risponderò con garbo, con educazione, però a un certo punto non ci fanno finire una frase, non è facile. Poi arriva Renzi, gli danno il microfono e se ne vanno. È sempre così. Però abbiamo imparato. Stiamo lì, dottoressa Gruber, cortesemente mi faccia finire il concetto, garbatamente. Lo so, lo facciamo. Voi spegnete la televisione, accendetela solo quando ci stiamo noi, poi rispegnete. Televivere significa, dal greco se non sbaglio, vedere da lontano. La televisione è un modo anche di assopirci, il divano andrebbe disprezzato e voi siete un orgoglio che siete qui il 1° maggio, la sera, in piazza, tante persone anche oggi a Tricase, tante persone. Dove stavo stamattina? A Bitonto, sì, ormai, ieri stavo in Veneto, ormai c'ho confusione, passa da piatti, ieri ho ordinato stamattina la polenta e il capriolo a Bitonto, ma hanno guardato... Però è incredibile poi quanto è bello questo paese. Diciamo appunto, televidere significa vedere da lontano. Il movimento è nato per vedere da vicino, perché nei cavilli si nascondono poi le ruberie, le truffe semantiche che portano avanti questi partiti politici, ci ingannano con le parole, sempre la stessa storia, no? Per farci digerire un fenomeno che altrimenti sarebbe indigeribile, gli cambiano nome. È così che il finanziamento pubblico ai partiti bocciato dal popolo italiano l'hanno trasformato in rimborso elettorale. Uno sente la parola rimborso elettorale, beh, verranno soltanto rimborsati quel che spendono, è qualcosa di più pulito? No, perché si sono intascati miliardi di euro in questi anni che sarebbero potuti servire appunto ad alzare le pensioni minime, a mettere in sicurezza il territorio, a portare avanti un piano energetico per non dover costruire un altro gasdotto. E se credete alla palla, così il gas costerà di meno, ci rivedremo tra 10 anni, anche se col 5 Stelle al governo quel progetto glielo blocchiamo. E siamo in grado di metterci di traverso i poteri forti, ve l'abbiamo dimostrato a Roma. Se la Raggi avesse dato l'ok alle Olimpiadi del cemento e di Caltagirone, non le avrebbero fatto la guerra che le stanno facendo quotidianamente. E lì ci siamo messi di traverso. Montezemolo che ha distrutto l'Italia voleva fare le Olimpiadi, mandasse a fanculo Montezemolo. Questa gentaglia. Gli intoccabili parlano solo dei lavoratori dell'Alitalia e non del management, dei Colaninno, Berlusconi che ha bloccato la vendita ad Air France, Montezemolo, questi capitalisti con le pezze al culo, scusate, che sono sempre bravi quando i quattrini sono i quattrini nostri, tutti bravi a fare gli imprenditori in Italia quando ci mette quattrini lo Stato, è incredibile. Ora, questo è lo Stato italiano, moderati si muore, noi non siamo moderati, siamo non violenti, siamo sempre in piazza, non c'è un incidente, io non vedo un poliziotto. C'è un poliziotto, c'è un carabiniere, no, saranno della Digos, vi ringrazio per garantire la sicurezza, ma guardateci, non c'è mai bisogno di scorta, perché quando fai il tuo dovere veramente cammini a testa alta. Questo è il movimento, non siamo però moderati, moderato sarà qualcun altro, moderati no. Io ho avuto 84 giorni di espulsione dalla Camera dei Deputati e sono orgoglioso di essere stato sbattuto fuori da coloro che hanno salvato un condannato come Minzolini, orgoglioso. Moderati si muove, basta essere moderati. Non violenti sì, ma organizziamoci. Poi non votate 5 Stelle, ma organizzatevi. Controinformiamoci assieme, inventiamoci la qualsiasi cosa, noi ci inventiamo qualsiasi cosa, per finanziarci facciamo i camerieri, quest'estate abbiamo girato tutta Italia con un motorino, giriamo con i treni regionali, non stiamo mai fermi nessun fine settimana, inventatevi qualsiasi cosa, però partecipate alla vita politica perché è la più bella attività che un essere umano possa fare, ce l'hanno rovinata questi politicanti, ma la politica è stupenda, è bellissima, politica è tutto, significa dare una mano a un vicino.
qualche anno fa io stavo facendo un comizio a Roma, zona Piazza Sempione. Si avvicinano due ragazzi di 18 anni, tutti eccitati, no? Sembravano, sai, due ragazzi che devono raccontare la loro prima esperienza, magari al fratello maggiore. Grazie. Si avvicinano questi due ragazzi e mi dicono: Alessandro, ti dobbiamo dire una cosa. Ditemi, ditemi. Abbiamo fatto il nostro primo esposto in procura. Era una cosa bellissima, avevano scoperto un illecito, erano andati in procura a denunciare. Guarda che denunciare un illecito, un reato, diceva prima Buccarella, è qualcosa di bellissimo, ci vuole coraggio in alcuni territori a denunciare. Gli stessi avvocati, a volte qualche avvocato dice non denunciare, che poi magari ti metti contro un sistema, ci vuole coraggio. Il movimento porta avanti questo coraggio, porta avanti queste battaglie, ci vuole coraggio a far parte del 5 Stelle, non è facile, lo dico sempre, si perdono un sacco di amici, si litiga dentro casa, si prova a spiegare perché facciamo delle cose, perché non abbiamo fatto alleanze. E li convinciamo, poi alcune persone non si vogliono lasciar convincere, alla fine ti dico sì, ok, hai ragione, però grillo urla. Generalmente si dice quello, ti dicono questo. In un paese, questo è un paese strano, dove se dici cazzo c'è la mafia a Roma, c'è qualcuno che si scandalizza per il cazzo. È così. Essere del 5 Stelle non è facile, ma ti cambia la vita. Io sono veramente fiero e orgoglioso, ho dato l'anima in questi anni. Non voglio stare tutta la vita in quel palazzo, e per concludere la regola dei due mandati e poi a casa è un'altra regola che ci dà garanzia. Perché nel momento in cui noi sappiamo, io, Diego, Maurizio, Daniela, Barbara Lezzi, che non possiamo proprio per le nostre regole interne stare tutta la vita in quel palazzo e che dovremo far ritorno nel mondo reale, che non è Montecitorio dove se ti casca qualcosa arriva subito il commesso a raccogliertelo, dato che noi sappiamo di dover tornare nel mondo reale, è nel nostro stesso interesse migliorare quel mondo reale proprio perché saremo costretti a farvi ritorno. È nel nostro interesse migliorare la sanità pubblica, l'istruzione pubblica, i trasporti, è nel nostro stesso interesse. Noi abbiamo un bellissimo conflitto di interessi con i cittadini, con la Costituzione in un certo senso. Vogliamo solo portare, siamo pure conservatori, vogliamo l'acqua pubblica, i trasporti pubblici, vogliamo eliminare, come dice la Costituzione, gli ostacoli che impediscono appunto la vita sociale, economica, la dignità delle persone. Siamo addirittura conservatori per certi versi. Dateci una mano, non ci votate e basta, perché da soli non ce la facciamo. Un politico tradizionale scende in piazza, viene qua e vi promette, votatemi, vi prometto che, e vi costruisce la rotatoria magari il giorno prima delle elezioni. Noi vi diciamo, abbiamo un programma, valutatelo, ma qualora doveste decidere di votare il 5 Stelle, sostenetele queste persone, soffiateli sul collo, controllatele, controllateli, ricordategli ogni momento il programma con il quale si sono presentati, e se non dovessero mantenere i patti, non li votate più. Questa è democrazia, non li votate più. Io ad oggi sono fiero e orgoglioso di qualunque voto abbiamo fatto in Parlamento. Non sono mai andato contro la mia etica, nessuno Grillo non mi ha mai detto come votare, vi do la mia parola d'onore, qua potete crederci o non crederci. Grillo sia un garante, è garante del movimento proprio perché non si può candidare per le regole interne, non si candiderà mai. E ci aiuta in una fase, immaginatevi, in cui il 5 Stelle è molto molto forte, per cui è appetibile. Quindi tanti politicanti, professionisti, magari ex trombati, cercano di salire sul carro del movimento. Noi in questa fase dobbiamo per forza stringere le maglie, perché tanti partiti politici sono rovinati perché per ragioni elettorali hanno imbarcato chiunque. Ah, ma lui ci porta i voti, prendiamolo, lui ha 350 voti, prendiamolo. E così dall'oggi a domani ti sei trasformato in un partito politico senza neanche rendertene conto. Per quello siamo intransigenti, perché l'intransigenza in questo paese, in politica, è un valore, e il compromesso è mafia in questo paese. Grazie a tutti di cuore, un grosso in bocca al lupo, davvero un grosso in bocca al lupo. Sostenetele queste persone, veramente. Ripeto, far parte del Movimento 5 Stelle è difficile, però ti permette di guardarti allo specchio, di avere la certezza che stai dando un contributo appunto al benessere collettivo, e ti permette di camminare a testa alta. Buonanotte Lecce, viva il Salento, viva l'Italia, grazie a tutti. Buonanotte, grazie. Grazie di cuore. Sì, grazie a tutti. Ora un attimo, se avete 10 secondi di pazienza, vorrei far salire una volta i nostri grazie candidati, a tutti, sono un po' i nostri pazzi, ciao, che hanno deciso di condividere con noi questa avventura. Buonanotte.